Gli appassionati della musica di Bob Dylan hanno ora l'occasione di ammirare alcuni suoi dipinti su tela per la prima volta in mostra in una galleria d'arte di New York. Il cantautore ha reinterpretato i bozzetti realizzati nel corso delle sue tournée tra il 1989 e il 1992 che ritraggono strade, incontri, paesaggi. The series started with... Queste opere derivano dai disegni in bianco e nero che Dylan realizzò in tournée. La maggior parte di questi disegni ha più di 15 anni. Sono stati raccolti in un libro e pubblicati dalla Random House con il titolo Drawn Blank Series. Le opere esposte sono in vendita, i prezzi variano da $2,500 per una stampa in edizione limitata a $400,000 per un dipinto originale. Alcuni critici d'arte storceranno il naso, ma gli estimatori del cantautore non faticheranno a riconoscere in questi lavori la semplicità dei brani che segnarono l'inizio della carriera musicale di Dylan. In 2007, Nel 2007 Bob Dylan fu contattato da un museo in Germania. L'idea era di partire da quegli stessi disegni, ingrandirli perché gli originali erano piuttosto piccoli, e aggiungervi del colore. Dylan vuole che ognuno possa farsi una propria opinione personale dei suoi lavori artistici. La mostra è aperta dall'8 al 30 maggio alla galleria Ross Art Group di New York.